Presidente Ruggero, tra poco inizia il convegno medico-scientifico di aggiornamento sul tema delle atassie. Beh, questo è un incontro, un appuntamento fisso che noi, sia come AISA che come pazienti, che come rappresentanti dei pazienti, speriamo di avere delle notizie positive e fattibili per la gioia di tutti quanti noi e degli ammalati in primis, perché sono gli ammalati che noi dobbiamo avere cura e far sì che questi diventino felici e gente che potranno vivere tranquillamente la loro vita, non la loro malattia, perché la loro malattia oramai già l'hanno vissuta, ma dovranno vivere una vita tranquilla e serena come tutti quanti loro. Professore Villa, oggi è il convegno di aggiornamento sulle malattie atassiche, lo stato dell'arte. Diciamo che le atassie ereditarie sono in realtà molte malattie, sono circa 100 malattie, e comunque hanno diverse frequenze. La forma più frequente è l'atassia di Friedreich. L'atassia di Friedreich è una malattia che colpisce il bambino o l'adolescente. È una malattia che è caratterizzata da un disturbo della parola, un disturbo della coordinazione delle mani, un disturbo della deambulazione. La malattia è progressiva e dopo circa 10 anni il paziente ha bisogno anche di un aiuto maggiore nella deambulazione, e si associano anche dei disturbi di tipo internistico, soprattutto una cardiopatia, e in alcuni pazienti ci può essere anche la presenza di diabete. La malattia e il gene è stato identificato circa 20 anni fa, si è visto che questo gene codifica per una proteina che si chiama fratassina, che è una proteina che è all'interno del mitocondrio. La carenza di questa proteina fa sì che il mitocondrio, che è un poco il polmone della cellula, funzioni male, produce poca energia e quindi crea tutti questi disturbi. Per quanto riguarda gli approcci, al momento non esiste una terapia risolutiva, ma gli approcci terapeutici seguono due vie. Una è quella di cercare di rimediare a quelli che sono i danni metabolici causati dalla carenza di questa proteina, e l'altro invece di una terapia che tende a sostituire proprio il gene malato con il gene sano. Il primo gruppo di terapia è riuscito sia in sperimentazioni precliniche che cliniche a in qualche maniera migliorare la respirazione dei mitocondri e aumentare la quantità di questa proteina. Per il secondo, diciamo, siamo un poco più all'inizio, ma possiamo sperare che nei prossimi anni ci siano delle buone notizie. Il cardine della terapia è molto importante, è la riabilitazione. Intanto volevo salutare il presidente Paolo Zengara, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti, e volevo dire che da oltre 30 anni siamo qui a lottare con questa malattia, appunto, e cioè abbiamo fiducia in loro, cioè quel buon che possiamo andiamo un po' da ricerca, ma quindi il vero nostro futuro è in mano loro, dei medici, anzi professore e anche professore della commissione medica dell'AIA. Quindi ancora di più abbiamo felice lui e la ricerca, è l'unica speranza. Professore Sacca, ma cosa c'è di nuovo? Abbiamo importanti novità sicuramente dal punto di vista della ricerca, abbiamo nuovi farmaci in sperimentazione, abbiamo anche vecchi farmaci che purtroppo hanno fallito i risultati nelle sperimentazioni, e questo fa parte ormai del nostro pane quotidiano. E non bisogna demoralizzarsi di fronte a sperimentazioni che falliscono, perché è una cosa normalissima in medicina. E invece dal punto di vista delle novità abbiamo farmaci importanti, uno di quelli più promettenti attualmente in fase di sperimentazione è dimetilfumarato, un farmaco già conosciuto da tanti anni perché è utilizzato nella psoriasi, nella sclerosi multipla negli ultimi anni, che è sicuramente un farmaco sicuro e ben tollerato. Nella testa di Friedreich sembra molto promettente, funziona nei modelli cellulari, funziona nei modelli animali e anche nell'uomo, non nei Friedreich, è in grado di risolvere quello che è uno dei difetti più importanti della malattia, che è la riduzione di questa proteina che si chiama fratassina. Quindi da questo punto di vista molto molto promettente, e spero che nell'arco di questo anno saremo in grado di arrivare ai pazienti con una nuova sperimentazione, quindi con prospettive molto molto interessanti. È vero che c'è anche
per ovvi motivi di ricerca legati anche alla privacy, una major, una casa che vorrebbe poi produrre questo farmaco? Sì, c'è un'azienda farmaceutica importante, emergente, che è interessata a questo farmaco, è interessata alla malattia, ci sta lavorando molto attivamente e spero nell'anno di poter venire con delle novità pubbliche che potremo a quel punto chiaramente discutere senza motivi di riservo, di segretezza. E questa è una bella notizia come inizio del 2017. È un'ottima notizia, una notizia straordinaria, e non siamo più soli, questa è la cosa più importante, abbiamo dietro chi ha la voglia, l'interesse e anche il potere economico per poter fare queste cose. Dottoressa Costabile, molto si è fatto, ma molto c'è da fare. Assolutamente, l'importante è andare avanti sempre con gli studi e andare un po' a colmare quelle lacune che purtroppo ci sono nel mondo scientifico per tantissimi motivi, però ripeto, l'importante è studiare e conoscere. Il nostro obiettivo, come abbiamo già detto prima, è approfondire il più possibile delle tematiche che a volte vengono un po' diciamo trascurate, come appunto gli aspetti neuropsicologici, e questo è molto importante perché sia i pazienti che le famiglie stesse a volte non hanno la consapevolezza di quelli che possono essere degli altri effetti della tassia di Friedreich, e quindi molto spesso anche all'interno delle famiglie ci possono essere, diciamo, dei conflitti un po' risolvibili se solo si conoscesse un po' in maniera malattia. esatto, meglio la malattia, perché non è solo motoria, ma chiaramente anche, diciamo, psicologica, neuropsicologica e spesso anche psichiatrica. Dottore Catapano, da sempre vicino al mondo sociale, oggi qui alla Federico II con l'AISA. Sono vicino all'AISA, proprio come il progetto Dona un Sorriso, perché l'AISA cerca di donare un sorriso, e noi come AUGE portiamo avanti questo concetto del sorriso e la soluzione a tutte le patologie. Oggi con AUGE alla Federico II, insieme al professore Filla, perché sposiamo un percorso, il percorso della formazione, della ricerca. Il percorso che chiede a tutti noi di sollecitare, stimolare, invitare la popolazione a una cultura della formazione e della ricerca. Solo così possiamo affrontare il problema dei nostri giovani, del nostro capitale intellettuale che scappa e va via. Devono restare qui al servizio di queste patologie, al servizio di questi sorrisi. Ma il progetto Dona un Sorriso, in sintesi, cos'è? È un progetto donare un sorriso, portare l'allegria. Con il sorriso si cura, con il sorriso si guarisce. Con il sorriso noi uomini di cultura, accademici, siamo tutti chiamati, di tutte le scienze, di tutte le dottrine, siamo chiamati a un progetto di sociale, quello di donare un sorriso. Donare un sorriso non significa portare ricchezza, Alfredo. Donare un sorriso significa portare la gioia di vivere. Per portare la gioia di vivere bisogna investire nella formazione e nella ricerca. Una formazione costante, proprio come fa l'AUGE, un aggiornamento costante, proprio come fa l'AISE, che aggiorna con i suoi percorsi, e noi di AUGE, con la Federico II, a Napoli e in Italia, siamo vicini alla ricerca e alla formazione. Dottore Rocca, importante è sicuramente il fatto riabilitativo della persona ammalata di atassia. Sì, allora sicuramente i pazienti si concentrano molto sulla terapia farmacologica, ma nei pazienti atassici anche la riabilitazione svolge un ruolo fondamentale, e quindi anche in ambito riabilitativo cerchiamo di scovare nuove terapie che possono aiutare i pazienti. In particolare stiamo sperimentando qui da noi alla Federico II una terapia con vibrazioni focali somministrate su specifici gruppi muscolari, e abbiamo verificato che c'è un discreto successo. Ovviamente noi ci riserviamo di fare studi più approfonditi e in doppio cieco per verificare l'attendibilità di questa terapia. Però ci sono dei nuovi, sì, spiragli? C'è questa possibilità che stiamo cercando di indagare, ci sono diversi studi internazionali che l'hanno confermata. Noi volevamo avere anche un'esperienza locale in cui si verificasse questa efficacia, e l'abbiamo riscontrata. Questo sicuramente va a migliorare la qualità della vita del paziente. Migliora la qualità della vita e i rapporti anche con sicuramente, ma soprattutto è anche una cosa che è priva di effetti collaterali, perché ovviamente essendo una terapia di riabilitazione non ha nessun effetto collaterale possibile. Se riuscissimo ad avere un effetto benefico in assenza di effetti collaterali sarebbe un grande risultato. Un altro passo avanti. Un altro grande passo avanti. Grazie. Prego.